Ragazzi, siamo tornati con gli incarichi codice dei pirati di Fortress. Siamo arrivati alla settima fase, mi pare, sì. Dobbiamo. Allora, ve li faccio vedere un po' tutti come si fanno velocissimamente. Sono abbastanza semplici, però magari c'è qualcosa che non riuscite a fare. Quindi, mentre atterriamo, un bel cozzo per supportare il canale, vediamo subito come si fanno. Danneggia gli avversari della tempesta. Vabbè, questo, raga, non penso abbia bisogno di troppe spiegazioni. Bisogna danneggiare gli avversari nel momento in cui sono dentro la tempesta, quindi bisogna aspettare i cerchi che si rimpiccioliscono. Piano piano si può trappare, bisogna fare 100 di danno, quindi non tantissimo. Poi danneggia gli avversari, percorre una certa distanza con i cannoni. Ora vi faccio vedere dove sono i cannoni. Allora, qui alla perla nera, dove sto atterrando, in centro mappa, secche subdole, sulla nave, ma anche nelle case che hanno costruito, che hanno messo nell'ultimo aggiornamento, tipo questa qua fuori, mi pare. Ora non ricordo se è lì o comunque nel dubbio, raga, voi andate sulla nave, sulla perla nera, andate fuori, ci sono i cannoni. Si possono usare in due modi: o fare danni, eccolo lì, su questa casa qua ci sono altri cannoni, uno là e uno di là. Potete fare danno agli avversari in questo modo qua, sparandogli addosso, cannonate, oppure ci potete entrare e farvi appunto catapultare così e percorrere una certa distanza con appunto i cannoni. Dobbiamo fare 500 metri o danneggiare gli avversari per 500 appunto di danno. E poi andiamo avanti, consuma mele nelle scatolette di cibo. Ora vediamo se qua ce n'è qualcuna, se no nei negozi di come si chiama, rotaie, sicuramente ci potranno essere un sacco di mele. Vi faccio vedere dove, soprattutto in questa parte alta, qui e qui è pieno di scatolette di cibo dentro ai negozi. Sono queste qua, raga, vediamo se c'è una mela, eccola qua, e quindi bisogna consumare. Dov'è? Tre mele. Io non la posso consumare perché non ho tutta l'energia. Vediamo allora se riesco a buttarmi giù e prendere un po' di danno senza morire. No, sono troppo vicino. Poi vediamo cos'altro ci chiedono di fare. Sopravvive i giocatori. Bisogna sopravvivere a 200 giocatori. Non sono tantissimi, raga. Se aspettate fino a fine partita, sono due partite. E quindi diciamo dalle 3, 4, 5 partite massimo. E poi l'ultima, usa la nave in bottiglia e Jack Sparrow, che qua ce la droppa, oppure i forzieri. Ora non so qua dove si trova il forziere, eccolo qui. Di solito questo forziere qua ci droppa la nave, eccola qua, nave in bottiglia. È un'arma mitica, si trova anche nelle altre casse, non solo in questa. Si fa un degenero totale e si usa appunto la nave in bottiglia, se no, raga, la shoppate da Jack Sparrow per 300 lingotti. L'altra è un completa codice dei Pirati 7 per ottenere oro maledetto. Sappiamo già come funziona. Like, cozzo, per supportare il canale, mi raccomando, codice creatore sempre attivo. Se lo usate, ragazzi, ciao.